Ok ragazzi, ci siamo? Dovremmo esserci in teoria. Speriamo, siamo in straritardo stasera, porca puttana. 21 e 34, puttana la miseria ragazzi, stasera abbiamo esagerato. Comunque, ciao Swan, buonasera carissima. Notare che tipo non abbia, boh, non abbia le cuffie, non ho fatto un cazzo. Ragazzi, stasera veramente... come dire, non sono uno streamer esemplare questa sera. Aspettate un secondo solo, aspettate che adesso mi sistemo tutto in diretta, ma in realtà quando mai lo sono stato. Quindi, allora, aspettate, allora, prima di questo, no? Prima o poi le cambierò queste cuffie, prima o poi, prima o poi. Allora, diciamo così, la porta l'ho chiusa, sì, oddio, mi sono tipo strozzato col filo. Allora, aspettate un attimo. Incredibilmente, però, Steam si è aperto al primo tentativo oggi. Veramente un evento rarissimo, però ogni tanto succede, ogni tanto evidentemente anche Steam si sveglia ogni tanto. Allora, aspettate che sistemo. Allora, si vede tutto? Ma sì, che si vede tutto. Ma sì. Ok, ragazzi, dai, vi dicevo. Per l'appunto, che siamo in ritardo. Sono le 21:35 e Jack, grandi, porca puttana, Jack, grandissimo. Buonasera a te, caro. Porca miseria, ho dato una dentata contro la tazza. Ciao Mauro, buonasera a te. Allora, ragazzi, un paio di minuti, poi iniziamo, eh? Facciamo entrare la gente, facciamo entrare, no? Magari la gente magari ha cliccato sul link di Telegram, non mi ha trovato, ha detto dov'è sto scemo e tipo se n'è andata, quindi aspettiamo 5 minuti, 5 minuti, solo 5 vedrai, e poi tipo effettivamente andiamo. Rie oggi non c'è ma ti saluta, no vabbè dai, grande Rie, salutamela, tipo, anzi ti saluto se stai guardando questa diretta in differita. E tra l'altro so già che nemmeno chi è c'è stasera, è terribile questa cosa. Ho aggiornato Twitch per 5 minuti, ma ero io che ero scemo, Mauro. Non eri tu a sbagliare in questo caso, ero io che ero in ritardo. Meno male che, vabbè, tipo, adesso l'avevo scritto su Telegram, ma ciao, tipo, vabbè, insomma, sono stato un cattivo esempio stasera per i giorni d'oggi. Ma d'altronde, no, d'altronde voglio dire, quando uno, no, come nel mio caso, è palesemente baby, no? Sono cose, voglio dire, che possono succedere, no? D'altronde, cioè, d'altronde, dai, ma in fondo si vede anche che hai un baby, in fondo, cioè, se uno passa di qua e mi vede e non se ne accorge, cioè, secondo me, insomma, due domande sulla sua percezione delle cose dovrebbe farsene, insomma, capite cosa intendo dire? Comunque sì, senza rie chi è un po' è una sofferenza stasera, sì, però c'è Mauro, grandissimo, c'è Swan, ci sei tu, Jack, ovviamente, c'è Stream Elements, no ragazzi, però c'è Stream Elements, cioè ok, va bene, ma se c'è Stream Elements, ragazzi, urca miseria, mi sono dimenticato di andare a capire quale sia il problema di Kailin. Perché Kailin non riesce a inviare i suoni? L'altra volta avevo detto che l'avrei fatto, finita la live, me ne sono dimenticato. Vabbè, non c'è problema, ragazzi. Tanto abbiamo ancora 3 minuti prima di iniziare. E prima di iniziare, sono diventato, come dire, sono diventato un abitante dell'Oriente. Dicevo, prima di iniziare voglio vedere, no, vediamo per l'appunto qual è il problema. Anche se secondo me, boh, è solo Stream Elements che è stupido. Allora, aspettate, eh. Aspettate. Potrei anche effettivamente farlo tipo, perché non se li merita? È vero. Stream Elements è il migliore, è vero anche questo. Allora. Dunque, guardiamo un attimo. Vi farei anche vedere, tipo, anzi, sapete cosa vi dico? Anzi, sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Adesso, oggi facciamo una cosa. Oggi facciamo una cosa particolare. Allora, dov'è il cazzo qua, quello? Allora, eccolo qua. Tales of the Styria, ma vaffanculo. Guardate cosa facciamo stasera. Allora,
Facciamo questo, lo chiamiamo Kailin, lo chiamiamo, no? No, non questo, ma bensì, tac, bensì questo, così risolviamo il problema in diretta. Ok, The Ultimate Streamer Platform. Allora, aspettate, che interagisco. Allora, poi non so se voi vedete, no? Secondo me voi non vedete un cazzo. Allora, aspettate un momento. Aspettate, ok. Allora, siamo qua, mi connetto con Twitch, ovviamente. No? Allora, aspettate. Video usando password, ragazzi. No, 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 e vabbè, tanto non la potete vedere. Ah, ah, ah. Ok. No, l'SMS! Fanculo, aspettate un secondo. Aspettate un attimo. Uno, aspettate. 1, 3, 7, 9. No, dov'è finito? Dov'è finito? 1, 3, 7, 9, 6, 8, 7. Verifica, dai, su. Dai, sono io, fammi entrare. Chi altro vuoi che sia? Allora, sì, ciao, grazie. Allora, welcome on the true path of... to the true path... to the streaming glory, ragazzi. Cioè, quando uno entra qua, veramente, sa già, non rimane deluso. Allora, aspettate un attimo però che, ecco, ho 200 chat aperte, aspettate un secondo, ho 200 cagate, non è il massimo. Allora, andiamo subito a vedere, adesso preparatevi perché questa è la mia base. Allora, loyalty settings, dovrebbe essere questo, no, ho sbagliato, questi sono i moltiplicatori, eccetera, leaderboard. Allora, ma che schermata è? Carissimo, carissimo Kailin, stiamo lavorando proprio, eccolo qua. Eccolo qua, 1030. Stiamo lavorando proprio per te, stiamo lavorando, no? Ho deciso di condividere il mio lavoro. Allora, tu tecnicamente avresti 1030 stelle. 1030 stelle, no? Beh, sai che ti dico? Sai che ti dico che ora non c'hai più un cazzo! Ah, 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 ah. Perché mi ringrazi, no? Okay. Allora, vedi, adesso facciamo così, no? Vedi, ora sei a zero, no? Sei a zero. Se io adesso... ti addo, no? Ti rimetto le stelle di prima, ti metto, tu hai solo 0. Se io adesso ti metto le stelle di prima, no? 1030, che era per l'appunto le stelle che avevi prima, no? Ti risulta? Vediamo un attimo. Allora, come si ottengono i punti? Carissimo Mauro, basta che guardi video usando, non devi fare nient'altro. Solamente cade, solamente, e praticamente si accumulano man mano che guardi. Ok. E poi li usi, vabbè, per inviare suoni e cose di questo genere. Ok, senti Kylie, prova ad inviare un suono adesso, vediamo se funzionano. Beh, non se, beh, ragazzi, non sembra stare andando bene, ma perché? Vedi, ma perché? Io non capisco. Non hai abbastanza punti, ma te ne ho messi appena, te ne ho messi appena mille passa. Allora, a meno che non abbia... non è che l'ho bannato per sbaglio. Assetate, allora, a questi punti, ragazzi, non so più cosa pensare. Non so più cosa pensare. Allora, loyalty settings, andiamo qua. Allora, moltiplicatore. Allora, questi sono quelli che... Allora, questi qua, questi avocado, ma questi sono tutti bot, ragazzi. Sono tutti bot che mi vengono a visitare, che per appunto ho come dire... gli ho tolto la possibilità di guadagnare punti perché mi hanno proprio rotto i coglioni. Allora... Beh, Kairi, non sta andando bene, non sta andando. Proviamo. Allora. O faccio un reset di tutti, no, però mi scoccia. Però mi scoccia. Vediamo un po'. Un bot 2, banano, avocado, eccolo qua. C'è anche questo, tecnicamente, no? Aspetta, però. Vedi, allora c'è Kokaburra Kai 69, no? E questo è Kokaburra Kai e basta. Quindi, se io provo ad andare di qua, per ipotesi, secondo me, tipo, secondo me sai perché? Secondo me, ecco, vedi, edit point 0. Ah no, ok. Questo è perché, non capisco. Non capisco. Allora, moduli, comandi di chat, vediamo un po'. Crab Rave, cos'è? Ti ho bannato in automatico da tutti i suoni, ma mi sembra strano. Riprova un po', Kylie, scusa. Prova un po' a rimandare un suono. Per caso, eh?
Perché io, cioè, veramente te lo giuro, non ho idea del perché ci sia questo, come si dice? Niente, continuo a non avere abbastanza punti. Mandare un altro! Mandare un altro! Vabbè, ma se hai già provato a mandare no bonuses. Hai già provato a mandare no bonuses e allora user management. Dai, proviamo di qua. Vediamo qua se c'è qualcosa che ci può aiutare. Per puro caso sarebbe bello. Oddio! No, ok, questo è stato Mauro che vedete, lui ci è riuscito. Lui ci è riuscito evidentemente a mandare i suoni, no? Quindi, allora, ma non li voglio i chat commands. Ti ho detto che devo andare su user management. Niente, non ci va. Ha deciso che o forse ci sono in realtà, ma non me ne sono reso conto. Default, ok, manage user, custom commands, variabili, vediamo, non ha senso, forse non salva, è vero, potrebbe anche essere, no, però mi sembra che abbia salvato a me prima, cioè nel senso, quando io li ho annullati, no? Questo resetta i punti di questo scemo. Ok. Prova a dare punti a quello senza 69. Ma c'è già una marea, tipo, mi sa. Mi sa che c'è già una marea. Te dici questo, dici. Aspetta. Dov'è finito? Questo qua. Eccolo qua. Questo. Ma se io provo, no, ad aggiungerne 100, per ipotesi, no? Ho aggiunto 100 a quell'altro. Ho aggiunto. E adesso proviamo per l'appunto se Gesù è simpatico. Allora, username. Adesso provo da qua. Coca. Prova a inviare un suono intanto. Tanto so già che non ci riesci. Però. Però è cambiato qualcosa. Aspetta, però è cambiato qualcosa, vedi? Ne hai 5. Vediamo. Aspetta, forse è cambiato qualcosa. Forse ci siamo. Adesso, io provo ad aggiungertene 1030. Ok? Va bene. Prova adesso. Sì, perché ho visto la live come Coca-Cola 69. Guarda un po'. Proviamo un po' adesso. Ma com'è possibile? Ma prova a fare un po', punto esclamativo stars. Fai punto esclamativo stars. Da due messaggi diversi, tra l'altro, sì. Fai un po' stars. Oh, ragazzi, è impossibile però sta cosa, eh. Ci deve essere una spiegazione. Ma vedi, Mauro, ma risulta che ne abbia 1035, risulta. Effettivamente che numero di stelle che ha sia questo. Però per qualche motivo, togli e dammene giusto 30. Proviamo, magari sono troppe, no? Ed è impazzito. Allora, te le tolgo. No? Fai stars, mio caro. Che io intanto, ok. Adesso te ne do 30 per davvero, vediamo un po' che succede. Ok, è 0 e fin qua, d'accordo. Adesso te ne ho date 30, te ne ho date. Manda un suono da 30, manda. Te ne ho segnate 30 ora, eh? Niente, continua a dire che non ne hai abbastanza, io non capisco. Io te lo giuro, io non capisco. Arrivato a sti punti non so più, proprio. Non so che pesci pigliare. Non ho idea del motivo per cui non. Cioè, boh, te ne ridò 100, te ne ridò, toh. Vai. Prova di nuovo. Intanto faccio una cosa. Intanto voglio fare una cosa. Allora, i comandi, voglio vedere.
Niente, niente ragazzi, è incredibile. È veramente, veramente, ma proprio veramente incredibile. È come se tu e basta. Tu nello specifico non li puoi mandare. È una cosa veramente incredibile. Vediamo un po', forse qua, Stream Store, vediamo qua. Qua per l'appunto ci sono tutti i vari suoni, no? Se io provo a mandare, tipo, per esempio, allora, vediamo. Dov'è? Eccolo qua. Questo qua è quello, ok. Vedete, item content. No? Ma è questo, vero? Sì, che è questo. Requirements. Ok, oh, ma dov'è il coso dove dice quanti punti costa? Non me lo ricordo. Vabbè, ragazzi, non lo so. Senti, mio caro, io non so più davvero come. Non so più che pesci pigliare. Te lo giuro, non ho idea di cosa fare. Non ne ho proprio idea. Non ne ho proprio idea. Vabbè, io a sti punti ti ridò anche i punti che ti ho tolto. A sti punti, no? Te ne rimetto, come dire, te ne rimetto 1030. Te ne rimetto. Però, guarda, o ti fai un account nuovo a sti punti, mi viene da dire, perché o ti fai un nuovo account, a quel punto non ci dovrebbe essere, voglio dire, non ci dovrebbe essere alcun problema a sti punti. Oppure, boh, ci rinuncio, ma proprio ci rinuncio, non so come fare, non so come fare, non ne ho idea. Non ne ho assolutamente idea. Dopo, magari dopo di nuovo ci riprovo. Rifaccio un altro tentativo e vedo se riesco a farti mandare sti suoni, se riesco a riassegnarti, come dire, se riesco a riassegnarti i punti, perché finora proprio non si capisce. Per ora ho delle iscrizioni, ok. Allora, te lo giuro, io non so perché. Io non so perché. Tu e solamente tu non puoi mandare suoni, non puoi mandare niente. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Sto, come vedi, non è che me ne sto sbattendo, ci sto provando, ma non ci riesco. Stasera o dopo la live o così proverò un'altra volta. Vediamo un attimino se riusciamo a risolvere. Perché, boh. Se riusciamo a risolverla, perché proprio, boh. Vabbè, ragazzi, sentite. Dai. Ci abbiamo provato, abbi pazienza, cari, mi dispiace, riproverò dopo. Però, allora, stasera avevo perso un casino di tempo, abbiamo perso. Però, ragazzi, io ci ho provato. Io, ragazzi, ci ho voluto comunque provare. Quindi, signori, allora, io, se siete d'accordo, basta con questi qua, dicevo, se siete d'accordo. Se lo siete, io direi di cominciare, anche perché voglio dire, sono passati ormai veramente 3 anni. Ma quando la dice? È da un po' di live. Questa sera ho deciso di provare a risolvere, ma ho fallito. Ma apparentemente ho fallito, e quindi, carissimi miei, siamo sempre lì. Non so che dirti, non so sinceramente che dirti. Vabbè, ragazzi, dai, se non altro ora direi che, come dire, direi che possiamo cominciare. Vedi, Mauro ci riesce, vedi, Mauro ce la fa tranquillamente, quindi non è un problema. È proprio un tuo problema, un po' tu nello specifico, quindi, boh, non ne ho idea. Vabbè. Allora, adesso vorrei, tra l'altro, anche, cioè sarebbe carino, se questa cazzo di chat non si disconnettesse, perché oltretutto, come se non bastasse, no, io seguo la chat da telefono, ma da un po' di tempo a questa parte. No? Ha preso sto vizio tipo di disconnettersi anche questo. No, ragazzi, non funziona più niente. Siamo finiti. Vabbè, sentite ragazzi, dai. Sentite ragazzi, dai, direi di cominciare. Hai provato a contattare Twitch? Guarda, Mauro, se contatti Twitch, se aspetti Twitch, stai fresco. Se aspetti loro proprio non ti si inculano, ma nemmeno proprio, cioè giusto se sei partner, magari ti possono cagare un po', ma se sei affiliato proprio, no? La merda proprio, non ti cagheranno mai, è inutile. Cioè, sotto questo punto di vista è veramente pessimo Twitch. Chi è? Dioniela, buonasera, buonasera a te, carissima. Buonasera a te, welcome. E direi che niente, abbiamo perso tipo una marea. Dicevo,
Abbiamo perso una marea di tempo, abbiamo perso, no? Tipo, però ne valsa la pena. Ci ho provato, ragazzi, a far rifunzionare i punti a Kain. Quindi, ragazzi, sentite. Allora, io mi sono già dimenticato tutto. Dove cazzo eravamo arrivati la volta scorsa? Allora, siamo entrati lì dentro. C'era sto scemo, c'era praticamente, no? Con l'armatura c'era il gatto lì che diceva: oh, ho scatenato io l'Ligma, colpa mia! Oh! Così, e poi se n'è andato, no? E poi, boh, poi cosa dovevo fare? È andato via? E quindi, boh, il Ligma in città è passato? La malevolenza è passata? Boh, non lo so, andiamo a vedere, qualcosa sarà cambiato, voglio dire. Chi Santo. è? Ah, ha trovato dei soldi, grazie, ha trovato dei soldi, grazie mille, mi fa molto piacere. Quindi, allora, siamo qua, e ragazzi, è veramente molto bello, perché per ora non c'è un belino. Quindi, ora allora andiamo di qua. Vediamo un po' cosa c'è. Oh, ma dove devo andare, ragazzi? Cioè, abbiamo un obiettivo? Perché dentro la villa già ci siamo entrati. Ci abbiamo finito lì. Possiamo andare al santuario? Possiamo andare. Ha senso che magari ci sia qualcosa qua. O sbaglio? No. Molte persone sì, ok, abbiamo capito. Fammi entrare qua. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Tra l'altro, il Ligma è eterno, ma davvero, eh. Ma davvero, mi sa che qua non è finito, eh. Vedete che c'è ancora Ligma, cioè questi qua sono ancora tipo. Questi qua sono ancora morti, sono, cioè, sono ancora. Sono distrutti. Questo, vabbè, qua che ride. Non c'è un cazzo. Oh. E quindi? Non ricordo. Bene, perfetto. Siamo a cavallo, ragazzi. Siamo, si prospetta la live migliore di sempre. Boh, se provassi a tornare nella villa, no, ma non c'ha senso. Ma non avrebbe senso, ragazzi. Non avrebbe senso. Vediamo un po'. Ciao Dan. Ciao Dan, bro. Comunque forse è arrivato a distruggere tutte quelle aure. Ma l'ho già fatto! Ma l'ho già fatto la volta scorsa! Le ho già spaccate tutte, le ho già spaccate. In teoria. No? Vediamo un po'. Vediamo. Dan, ciao Susan. Ciao Susan. Put. Allora. Vediamo, provo ad andare di qua, magari? No, dove cazzo sto andando? Sono dalla parte opposta, aspettate. Andiamo un po'. Infatti è questo il bello, no? Cioè, ho incontrato il tizio, no? Ho incontrato Atak, lì come si chiama. E ha fatto così e se n'è andato e poi. Poi cos'è? Ha cambiato qualcosa? Io provo a uscire. Beh, io provo a uscire, ragazzi, ma vi interesserà sapere che non è che siamo andati molto lontano. Cioè, il territorio attraverso cui posso muovermi è rimasto questo. Non. Forse devo tornare su? Ragazzi, faccio un altro relativo. Provo a rientrare nella villa. Provo a rientrare. Perché non c'è nemmeno. Come dire. Ah, siamo usciti. Abbiamo visto il drago volare via. L'abbiamo visto. Fin qua siamo d'accordo. E poi. Qua c'era qualcosa? No, qua c'era il pegno. Ah, ecco, qualcosa è cambiato però. Qualcosa è cambiato però. Prima non si poteva uscire da sud. Non so se vi ricordate. Adesso si può. Adesso però effettivamente si può. Vediamo un po' cosa dice. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno qua. Non c'è un cazzo di nessuno, letteralmente. Devono trovare il modo di buttare giù il drago per pestarlo. Sì? Vediamo un po'. Boh, vabbè, senti, io provo ad andare, non lo so, provo ad andare a sinistra. Ma Dioniera, tu sei già venuta qua, tra l'altro, in queste live, perché mi ricordo, mi sembra, non mi sembra, no? Mi ricordo, però devi perdonarmi, perché la mia memoria fa cagare. Perché la mia memoria fa veramente schifo, no? E tipo, allora, no, onde evitare, peggiorare, no, una figura di merda, io lo chiedo, no, perché per, io lo chiedo, no, per l'appunto, perché c'è una figura di merda che sto già facendo, no, però magari, tipo, peggiora ancora di più, almeno se lo chiedo, peggio di così non può andare. Qualche volta, sporadicamente, ma infatti, ma mi sembra di ricordare, mi sembra, beh, allora che dire, bentornata again. Dan è la mia bro, qualche volta sarà venuta, ma spesso lavora, non c'è problema, non c'è problema. Zuppa le peci, what? Ok. Ok, perfetto, perfetto, ottimo, sono solo contento. Rovine di Bros, no, di Bors, scusate, ho detto male. Vediamo che dicono.
È una merda Marlind, sì, ok. Così ci stiamo occupando del racconto per quanto recita di adesso per dire la cosa di ascolto medica male in cuore, abbiamo chiesto alla palazzo di collaborare, quindi non sarebbe corretto concederti una deroga. Ti prego, levati dai coglioni. Ok, ragazzi. Non è di qua che si è, non è di qua che si va. No. Era ora sto pezzo, boh. Beh, no, in realtà no, perché ci hanno mandato via. Scusate, ci hanno mandato via, di conseguenza mi sa proprio che. Secondo me è di qua. Secondo me, ragazzi, è di qua, perché vedete che c'è il coso giallo? Volete vedere che è di qua? Che bisogna andare? No. Bacino. Bacino di Glyvend. Allora. Vediamo un po'. Sentiamo che dicono sti scemi. I rapporti con l'Orlans a ovest sono sempre più tesi. Come il braccio, no, dei fascisti che abbiamo visto in questo gioco. Il vaccinato, insomma, levatevi dal cazzo. Beh, ragazzi, la risposta è no, non è nemmeno di qua che si deve andare. Non si deve andare nemmeno qua. E quindi sto cominciando a esaurire le opzioni. Torniamo a Marlind, ragazzi. Unico altro posto che mi viene in mente, perché, boh, se no non so dove andare, ragazzi. Sto girando a vuoto come uno stronzo. Cioè, boh, non lo so. La sinossi, andiamo a vederla, magari dicevano qualcosa. Allora, sinossi. Un morbo nell'ombra, sì. Ok, niente, assolutamente niente di nuovo, tutte cose che abbiamo già fatto. A Graven ci vai dopo che succede un casino. Ok, allora deduco che l'unica via possibile a sti punti sia. No! C'è ancora qualcosa che possiamo fare, che possiamo provare a fare. Effettivamente ha senso. Non è, ragazzi, che dobbiamo tornare dove c'è il ponte distrutto, che vabbè, che abbiamo tipo sistemato forse con la terra. Non è che dobbiamo tornare lì e adesso andare a prendere quello là con quello tizio pelato. Domanda. Vediamo, boh, proviamo a sti punti, cosa abbiamo da perdere? Tanto siamo bloccati, eh. Tanto siamo bloccati lo stesso. Quindi allora, questo per l'amor di Dio. Questo qua, proprio per l'amor di Dio, va retro. L'altra volta ci abbiamo provato. E tipo, è stato un massacro. È stato. Quindi. Dov'è che era la porta? Di qua. L'ha riparato o no? No, mi sembra di no. Mi sembra uguale a prima. A vederlo così. Vediamo un po' se succede qualcosa. Magari mi ci avvicino. Mi dicono, oh, chi c'è? Vediamo un po'. No. Niente. Niente, assolutamente niente, è sbagliato ragazzi, oddio. Non è questa la soluzione. E arrivati a sti punti, ragazzi, sono le 10, vediamo un po' se ce la facciamo a fare una live intera senza andare avanti neanche tipo, senza andare avanti neanche per un minuto. Vediamo, eh. Vediamo se ce la facciamo. Allora, questo per l'amor di Dio evitiamolo, l'abbiamo già detto. Boh, proviamo a entrare, non lo so, ragazzi, sto cominciando a esaurire le opzioni. Proviamo a entrare qua, proviamo a entrare. Ci sarà pur, dovrà pur venire fuori qualcosa, che cazzo. Vedo su internet, ho capito. Guarda, se puoi mi fai la cortesia, tu che l'hai finito è meglio. Se no, ragazzi, boh, succede come. Ma qua c'è uno di questi che non abbiamo pulito. Guess that's all the Ok. hellhounds in town. Ce l'abbiamo Dead here should fatta! settle at least a little bit now. Era questo! Yeah, but only momentarily. Ragazzi, era questo! It was not done in vain. The malevolence has subsided Ragazzi, ce considerably. l'abbiamo fatta! No, Swan, non serve! Swan, non Feels like the serve! malevolence has been lifted Abbiamo somewhere. finito! Don't you Ci think? eravamo persi quello lì, ce l'avevamo Indeed it has. persi! Però But we still need to find a way to bring dobbiamo the tree trovare il down. modo per trascinare a terra Sorei, il can you head to the drago. base of the great tree? Poi portarci alla base del grande Yeah, albero. sure. Ok, ragazzi, ok. Sì. E io, boh, mi sembrava. Non lo so, ero convinto di averli fatti tutti. Quello lì si vede che me era sfuggito, ragazzi. Che vi devo dire? Quello lì me era proprio sfuggito. Ok, d'accordo. Quindi, allora, siamo qua. Siamo qua. Allora. Dunque, ragazzi, allora, questo Ligma. Allora, che cazzo è il cielo del Ligma? È quel mostro lì? Quel drago lì? Oppure era il gatto impazzito? Chi cazzo è? Non ne ho idea. Vabbè, comunque io ho salvato, ragazzi, adesso lo scopriamo, eh. Adesso lo scopriamo e magari anche lo scopiamo. No, vabbè, questo no. Cos'è massima libertà? Corri liberamente senza limiti. Muoviti in linea retta con. Ok,
Quindi praticamente questo qua è per impedire. Proviamo. Proviamo. Se mi gasa me lo tengo. Di mezza i danni infliggi. Ok, questo non mi sembra il caso. Ragazzi, fermi tutti. Fermi tutti. Dimezza i danni inflitti, ma di tutti o solamente i miei? Perché se dimezza i danni di tutti, forse posso provare a battere quel boss segreto lì, forse. Se dimezza solo i miei, no. Se dimezza solo i miei, non me ne faccio un cazzo. Anzi, un massacro ancora di più. Però, se così non dovesse essere, si può provare. Vabbè, allora, per ora andiamo avanti così. Compagno esplosivo, qua per far esplodere gli amici, no? Rianimatore, solo per una volta se subisci il KO. Ok, questo però non ho abbastanza. No, questo non ne ho abbastanza. Dovrei togliere qualcosa, ma onestamente non mi sembra il caso. Ci sono questi, ma. Guardia avanzata, puoi schivare anche quando effetti passi in avanti. Ok, o tolgo quello, però non mi sembra. Non lo so. No, dai, rimaniamo così. Va bene così per ora, non è che ci serva. Non è che ci servano cose particolari. Che palle, ragazzi, che si è di nuovo disconnesso dalla chat. Aspettate un attimo che. Ok, no, niente, dai. Ok, tutto nella norma. Allora, ragazzi, dunque, siamo qua. E. Beh, arrivati a sti punti, proviamo a buttare giù quello stronzo. Arrivati a sti punti. Vediamo se serve a qualcosa, ragazzi. Dunque, vediamo. Ok. What do you plan to do, Edna? In effetti, qual è il piano, che non Wait l'ho here. capito? Aspettate qui. Ok. For whom? E chi For dovremmo me, aspettare? silly. Stupidina. Ok. E chi dovremmo aspettare? Sto cazzo. No. Vediamo cosa succede. Niente, siamo qua. Quindi? Il mostro? No. Siamo qua. Vabbè, il campeggio. Vabbè, dai, ci I sta, wonder voglio where dire. Edna went off to. Dove Who knows cazzo è what goes on in andata? her head? Sì. Mi ha dato un'ombrellata! Back. Ok, eccola lì. What E is wrong with you? Huh? dice, oh shit! Chi è? Oh, ancora questo. Ehi, com'è? Attack? I'm here to help. Heard tell you folks could be using an extra jolt of power. Ma sì, non è male, We just però. might. If I combine attack's power with my arrows, we can bring down the Drake. Sì. Edna told me that y'all are trying super duper hard to fix things Le up. leggendarie sette camicie, però quella nera abbiamo già dimostrato If che questi this ce blown bomb l'hanno, town gets back on its feet, folks might finally remember the place of art in a civilized society. eh. Si ti covano i Thank you, no. Edna. Le risate registrate I just adesso thought it might partono. work. Ok. Dai, d'accordo, abbiamo capito. Quindi, che devo fare? Ci devo tirare uno And here schiaffo? it comes. Drat, it's so dark, I can barely see it. Ah, figurati me. That's a good thing. You can fight without worrying about humans catching sight of you. Hey, good thinking. Quindi? So, how exactly should we go about shooting this thing down? That I don't know. Bene, perfetto. Tonight's supposed to be a full moon. All we need is some light. Cos'è? Dobbiamo The fare clouds tipo are receding. cecchinaggio? Let's look for a place where we can aim our shot with the aid of the moonlight. Ok. Quindi, immagino che debba di nuovo girare. Vabbè, se non altro, ragazzi, stavolta non siamo più bloccati. Prima veramente era terribile. Allora, già mi dicono la stella. Quindi immagino, vabbè, insomma, non è stato difficile trovare il punto in questione. Vediamo che succede. This is it. Ci siamo. No, 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 no. Ok? Perché proprio questa casa, nello specifico? Ok, Bro Fist, c'è la fusione. Ok. Dai, grande Goro Akechi, vai. Dai. You Potere dei Normis. Ok. Adesso gli scaglio il buongiornissimo. Adesso arriva, eccolo. Eccolo, ragazzi, eccolo. Porca puttana, ragazzi. No, è troppo forte. Questo è il buongiorno finale. Il buongiorno finale, no? Perché c'è anche scritto che, tipo,
C'è anche la minaccia, c'è anche scritto: voglio proprio vedere chi è che mi darà il buongiorno stamattina, chi è che mi saluta. Vai, Sorei. Forza, Mira. Forza, su. Gay pose. Eccolo. Vai, tac. Abbiamo tirato. Arriva. Arriva. Buongiorno. Ok, l'abbiamo preso. L'abbiamo preso, ci è rimasto male. Nice. Ma nessuno ha detto 69. Ok, quindi. Ok, ragazzi. Ora è a terra. E adesso che è a terra, sai che ti dico? Ora che sei a terra, te ne vai a fanculo. Dunque. Allora. Dunque. Vi ripeto. Allora, no, ragazzi, però. Allora, vi ripeto, però, che ogni volta continuo ad abbinarmi al Serafino sbagliato. Vabbè, qua, ok, era per motivi di storia, però. Allora io vado via, scusate ragazzi, ma. Via, 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 via. Ok. Prendi. Prendi. Ok. Sì, però c'è un grosso problema. Ok, c'è un grosso problema nella camminata libera. Che non posso tirare, praticamente se io cammino liberamente non ricarico la stamina. E quindi devo di volta in volta premere il comando apposta. Vabbè, non c'è problema, è comunque più comodo in effetti. Voglio dire. Prendi questo, prendi questo, basta cospargere la città di Enigma, prendi questo, secondo me è finito, prendi questo, ok, beh siamo già a metà, porca miseria, ok, fanculo, fanculo, fanculo e fanculo, ok, via, 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 attenzione, ok, adesso potrei anche lanciarci a un'arte però, effettivamente, ok, adesso. No, ho sbagliato, scusate, volevo. Prendi questo. Questo gli ha fatto un male esagerato, ragazzi, eh. Sono riuscito a scagliarglielo per una volta. Insisto. Fanculo. Fanculo. Devi andare a fanculo. Via, 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 via,
No, non volevo fare questo! Non volevo fare questo! Minchia ragazzi, ma è andata bene. Aspettate. Aspettate. Ok. Mi hai rotto il cazzo. Mi hai rotto il cazzo. E basta. Oh, e basta. Oh ragazzi, ma quando gli manca uno sputo di vita, cioè è veramente assurdo, non muoiono più. Allora, facciamo così. Uno, due, tre. Forza, forza, forza. E non è morto, eh. E non è morto, l'ho preso in pieno, non è morto. Ecco, ora però è morto. Ora però vaffanculo, direi. Oh, era solo un drago scemo. Vabbè dai, uno più giovane l'abbiamo ammazzato. Dai, almeno quello. E questa, no, per l'appunto già, tipo flashback di guerra. Allora, sono discussamente... Ok, ok, scusate, temevo di essermi disconnesso di nuovo. Beh ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non è stato difficile, però diciamo pure che è stato massacrato. E quindi... Ah, era di nuovo uno scemo. Ebbene sì, mio caro, proprio io. Se serve l'autografo, e tu devi essere... Ah, e cosa? Il serafino di Marlin? Com'è che si chiama? Rohan. O meglio, lo ero. Ma poi è arrivato un spiritismo. Esatto, quindi vai via. Don't say that. No, dai, non dire queste cagate, su. Seraph Rohan. I am Alicia Difta, princess of the Kingdom of Highland. Ogni volta continuo a leggere Kino of Hyrule, però vabbè. We who corrupted the hearts of the people and set you on the path to becoming a Hellion. Quindi? But I assure you that I shall set things right. If you must punish anyone, let it be me. Oh, raga, gli dà uno schiaffo. C'è una faccia, secondo me gli dà uno schiaffo adesso. If it's still possible, let us have your blessing just this once. Cioè, c'è una faccia, ragazzi, che sembra che gli stia per dare un ceffone. You're an impassioned young princess. I'll give you that. No, dai, niente ceffone per stavolta. Alicia che muore per prima e resta per il mood della prima parte del gioco. Sì, sì, ma decisamente. Me ne sono accorto. Have you? Insomma.
Interessante. And you're okay? E tu stai bene? Perché questa domanda? I see. Questa parte? Questo dialogo? Non l'ho mica capito. The malevolence in town has lowered significantly. Ciao! You're the one who dispelled it? Cos'è che ha detto che non ho sentito? Vabbè. Ok. We all did. Bene. Then so be it. I'll extend my blessing. Che dialogo, ragazzi. I want to help Ok. too. Thank you so much. Va bene, quindi arriva lui. No? Cosa fa? Recita il Padre It appears the Nostro. Non lo corruption has yet to ricordo. spread to this tree. Using this as a vessel, I shall expand the blessed domain. Mi sembra una buona idea. Dai. You got it! Oh, facciamo diventare enormi anche quest'albero adesso. What's Ok. this? C'è una merda? Che succede? Wind. Sono in live, eh? No, scusate, perché ho sentito tipo la porta There's aprirsi. still a mega powerful hellion running around near here. Ancora! The domain it's creating is in the way, and we can't stop the invasion of the lesser hellions. Ma ancora! Ma quanti A major hellion? cazzi Where? sono? To the southwest, it isn't far. A sud-ovest, non lontano da qui. Nelle Saray, we must defeat it. rovine But di if we leave the Liberoso, town vabbè, in quello this lì. state. With your guards all Sì. Faceva asleep and your hellions all a-creeping. pure riva. E quindi? Che Saray? succede? Sorry, I just blanked out for a second there. Ragazzi, sbaglio, è la seconda volta che succede We need a questo. rest. In, now. Questa è la seconda Indeed. volta che succede, Good ideas ragazzi. will C'è surely qualcosa che help non after va. we take a breather. C'è decisamente qualcosa che non va. The young shepherd starting to deteriorate. Comincia a Grew to be more logorarsi. understanding. Dovrei essere più comprensivo. Ok. Deteriorate? Ci stiamo ammazzando pian piano? La regione di Marlin gode. Oh, meno ah no, nuovamente di una maledizione. Vabbè, se no era bello, tutti. Era diventato, voglio dire, una coppia Sweets aperta. are so good, Allora. especially Ok. after a Ha preso battle. il talento viva enormi. Sbarretro. Allora, dunque, mi dispiace Micleo, ma devi tornare al tuo posto, ossia nelle retrovie. Mi dispiace, niente di personale. Sentite, ma lui non è che ha imparato. Ah, due! Era ora! Buongiorno! Finalmente abbiamo imparato delle arti nuove. Ok, questa secondo me, una di queste due l'abbiamo imparata da quel dì e ce ne siamo accorti ora. Però vabbè. Uè, sono tornato. Ciao Kain, ti sei perso lo scontro con il Ligma Master. Però l'abbiamo ammazzato, però c'è ancora una hanno detto che, ok, è tornato, quindi in realtà il drago era un serafino, era di nuovo, e ha detto che praticamente c'è un avernale fortissimo da queste parti che rompe coglioni ancora e che impedisce di, diciamo, di purificare, tra virgolette, decentemente il luogo. Ed è a sud-ovest, quindi sì, dobbiamo andare di nuovo a cercare di nuovo un altro. Come dire, un altro stronzo. Allora, sentite, io però. Allora, per esempio, brezza letale. Sferzare l'area circostante con una violenta scarica. E questo è carino. Impugnando l'arma, arte acuta, relativamente in tempi definitivamente brevi. Boh. Boh, ragazzi, sentite, io le metto un po' tutte, poi ci abitueremo, voglio dire. Poi ci abitueremo alla logica. Comunque, sì, avete ragione, Alicia era morta. Io non me ne ero, tra l'altro, minimamente accorto. E te che cazzate dici? Vediamo un po'. Darling, you really found yourself a peach of a shepherd. Good on you. Why, thank you. You two go way back, don't you? There was a time once when the L'avevano già Northern detto. Seraphim and I traveled together. Serafini con Lilo was enormi, ma è like a cradle orribile. to us. At one point, all 49 of us begged her to make us her sublords. Ragazzi, ci è You didn't mancato go for poco, it? Per un attimo era tutti 69. No. Let's all just be friends, she told us. What a cruel Ok. woman. Well, 49 is a bit No. much. Restiamo The amici. È trauma nearly killed us. We all scattered over the globe to be alone with our così che melancholy. nascono gli incel, ragazzi. What? Surely that wasn't necessary. You sadistic harpy. I don't think I'm a harpy. It's all Vergogna. good. Us Norman, we roll with life's punches. We Minchia, all ragazzi. treasure it Ragazzi, ma i in years Normini in when realtà we non sono ruin these damn free gamers. Sono youngins. veri gamers.
This nostalgia trip is boring me, but it's true that Norman have useful abilities. Okay. If we find any more, let's catch him. It'd be sad if they turned into Hellions. Sì, potrebbe non essere divertente. Quindi non c'è solo lui. Quindi in realtà ce n'è un sacco, ce n'è di sti qua. Ok, tranquilli, troveremo tutti i normies. A parte uno che dovrebbe imparare ad ascoltare gli altri. Ce n'è uno cattivo, ragazzi. Ce n'è uno cattivo. Allora, senti, io potrei offrirgli... No, non volevo uscire. Dicevo, potrei offrirgli degli oggetti, potrei offrirgli, no? Per esempio, se io ti offrissi... Boh, queste tre gelatine, ti va bene? No, non gli va bene, gli sta sul cazzo. Te ne offro anche due di queste. No, niente. Ah, ok, ma c'è tipo prossimo livello, praticamente a seconda di quanto gli do. E allora ciao, allora... Amico mio, mi dispiace, ma vuoi un po' troppo, secondo me. Ok. Vabbè, se non altro adesso è abbastanza chiaro, voglio dire. L'ultima N in Normin vuol dire non. Cazzo, ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro. Quindi in realtà i Normin in realtà non sono Normis, in realtà sono gamers. Sono gamers oppressi, no, dalla società, come sempre, no? Come sempre. Allora, ragazzi, vabbè, nessuna novità, ragazzi. Droga, grazie. Dicevo, quindi insomma... Nessuna novità allora in tal senso. Beh, ora è chiaro, ma effettivamente, cioè, quel coso lì, no? Quel furry lì non è che aveva tanto l'aria di essere un normie, effettivamente. Infatti dicevo, boh, strano, magari è un universo alternativo. No, ora, ragazzi, ora si spiega tutto, ragazzi. Quindi, allora, noi siamo qua, siamo messi, non è che sia... Non al top, però dai, abbastanza da poter andare avanti. Morris si imposta i normi. Perché? Devo farlo per forza? Cioè, nel senso, immagino di no, però non me ne sono neanche accorto io di questa opzione di impostare il normi. Allora, va bene, d'accordo. Se lo dici tu, io mi fido di te. Andiamo a vedere. Dov'è che è? Non è qua? No, questo è il punto dove c'è la benedizione. Allora, sarà qua. Devo parlare con questo? Imposta Normin, eccolo qua. Puoi mettere i Normin al servizio del Dominus della Terra incrementando il tempo vedete, dai, equipaggiamenti, dati della vita. Al contempo, tuttavia, farai aumentare il livello dei nemici presenti nell'area. D'altra parte, i nemici di basso livello raggiungono pochi punti di esperienza, quindi questo è anche un modo per tenere alto il livello degli avversari. Sapete che vi dico? Ci sto. Dai, va bene, mettiamo questo e via. Quindi, in realtà non ho capito bene che cazzo ho fatto. Ok, fare aumentare il livello dei nemici. Da parte dei nemici di basso livello. Quindi non ho capito, sono più forte io o sono più forti i nemici con questo? Cioè, mi sembra di capire che con questo in realtà siano più forti i nemici. Mi sembra di capire con questo. Infatti, l'attacco 4%. Secondo me, sì, secondo me sono più forti i nemici. Se ho capito bene il da farsi. Ma si chiama attacco. Buongiorno, Kyle. Sì, allora. Ok, hai attacco. Ah, ok, io ho attacco più 4%, però poi sono anche più forti i nemici. Vabbè, ragazzi, dai, ok, ho capito. Dai, bellissimo, veramente bellissimo, ma io direi di andare. Da che ore sono? Minchia, le 10:20 già, porca troia, non abbiamo fatto un cazzo. Abbiamo ammazzato il drago, no, è stato bello, è stato, però tipo non è che abbiamo fatto granché in questa live. Però bella la musica, devo dirvi la verità, non so se voi l'avete sentita, però effettivamente... Fermi tutti! L'utilità degli slot. Gamers, sono proprio gamers, ragazzi, mi dispiace. Ok, gamers. Even though they're Norman. Gamer, d'altronde, oppressi per tutto questo tempo. Norman times Norman equals Norman Hal. Questi sono i gamer tutti uguali, esatto. Not really. Just a bone or two to pick. Come darle torto. By which I mean 77 confrontations, 108 complaints and 32 appeals. Ah, perfetto. Complicated. Questa cosa mi turba. Comunque c'è un'altra scena che bisogna vedere per forza. Can you tell me more about equipment skills? Way to have your head in the game. First, let's go over the basic skills. Basic skills can be broken down into 10 groups with 5 different elements. So in total, it's 10 times 5. Think you can do the math, genius?
Mare di Oh mio Dio, matematica. No, matematica no, ragazzi. Go find that Norman and send them off to the Lord of the Land to do your dirty work. Elements and skill groups aren't just for tweaking the effects of your skills. They're also closely linked to bonus skills. That's all the time we have for today. See you again next week. Next week? We're doing this again? Ragazzi, non ci ho capito un cazzo, ma stavolta non per scherzo. Questa volta non ci ho capito un cazzo per davvero io di questa parte, eh. Vabbè che con la replica la posso rivedere. Però, ragazzi, cioè, buon... Vabbè, niente, dai, ho capito. Sentite. Allora. Vabbè, Edna, voglio dire, chissà quanti gamer se gli hanno chiesto fotopiedini. Cioè, effettivamente un po' la capisco. Effettivamente. Chi è? Ah. Quindi non posso uscire. Cioè, non posso uscire perché questa deve dormire. Vabbè, d'accordo, se proprio insisti, d'accordo. Allora, su YouTube caricherai anche il pre-live? Certo, caro, io le repliche su YouTube le sbatto, cioè io su YouTube sbatto le repliche così come sono. Lei ama così, sì, ok, abbiamo già detto, che okay, questo l'avevamo già visto. Comunque sì, ci sarà tutto su YouTube, ovviamente, come al solito, ma è sempre così, cioè. Quindi adesso andiamo qua, deduco. Visto che questa proprio si è trasonata, andiamo a dormire, vediamo un po' che succede, dai. Vediamo. Allora, questi qua, vabbè, speriamo che non mi chiedano nulla. Quindi, sfidare l'epidemia sopra, soggiornare nella nostra locanda, probabilmente è qualche rotella fuori posto. Fagottino al currimado. Ragazzi, io questo non lo prendo, eh. Se fuori combattimento, annulla il KO e ripristina il 100%, oppure la... Oh cazzo, ma questi sono... Oh cazzo, di queste cose me ne sono accorto ora. Quando più sono inferiore all'80, nel pristino da 15. Efficace per 5 battaglie. Cazzo, questi non sono male, però non me ne frega una sega. Cioè, nel senso, sì, sono divertenti, ma... Non è... Però per il momento non è che ci abbiamo avuto chissà quale bisogno di usare queste cose. Ok, credo che Laila finga di essere stanca per far dormire quel mulo di sorebbe, ha senso. Quindi io me ne vado qua. Oh, perfetto. Siamo qua. Indovinate un po'. Non c'è un cazzo. Non c'è letteralmente un cazzo. Oh, però ha detto che vuole dormire, eh. Ci sarà un modo per addormentarsi. Forse qui? No. Madonna, di qua si esce. E ok. Quello. Questo. No, questo qua dice per lavoro. Questo qua l'ubriacone. Ah, mi fa male un occhio, scusate. Ma se io volessi dormire... Domanda. No, devo per forza... Vabbè, dai, allora mangiamoci il fagottino, mangiamoci, va. Ok. Domanda, se non avevo soldi? Vabbè. Ok, quindi... How are you feeling? Right as rain. Good. We don't need a sick shepherd. That'd be bad. Oddio, ho letto uno stronzo, ci è rimasto male. How long had you been saving that one? Looks like we've got our Saray back. L'umorismo sitcom. Perché c'è il cavallo di Ganondorf? Ah, ci sono sti due. Perfect timing. Ragazzi, questi ve lo dico io. Gil. We heard about the bridge. You're a superstar. Scusate se metto in pausa. Sono loro due che vi dicevo, ragazzi, io non lo so, come vi dicevo, non voglio risposte, non ditemelo, ma io sono relativamente pronto a scommettere che questi due siano i ninja, quelli che mi vengono a rompere i coglioni, secondo me. Perché fateci caso, ce n'è uno abbastanza grosso e uno con le tette, no? Secondo me, raga, io non lo so, non ho guardato, non voglio che mi rispondiate, ma secondo me sono sti due. Poi ne riparleremo quando sarà il momento, se avrò avuto ragione oppure no. Quindi, allora, sì, abbiamo riparato il ponte, ma sì, a me mi hanno insultato veramente quasi. Cos'è? Il contratto a tempo indeterminato, finalmente. More medicine.
Ah, ok. No. It was ordered by a guy named Naif. See? Buck up. We got this. I guess you're right. Mm-hmm. Il gatto la volpe, raga. C'è anche un messaggio. I found a group of mercenaries headed toward Marland and asked them to protect the town, but they refused me. Mm. Simpatici. Asked for additional reinforcements from Lady Lake, but it will take some time. Perfetto. That's all. Mercenaries. They might work in a pinch. Can mercenaries stand against the Hellions? Probably not the Hellhounds, but they might be able to handle lesser Hellions. Scusate un attimo ragazzi, ma ho notato che la chat si era interrotta di nuovo, scusate, ok. Perché hai evidenziato praticamente il bimbo con l'opzione, vabbè, purtroppo il suono non è partito però, mi dispiace. No ragazzi, che è successo qualcosa proprio con, nel senso che i punti canale, i punti di stream element si sono incasinati. Boh, ok. But they already refused the guard job. Esatto. I could try asking again as sincerely as possible. Ecco qua di nuovo. Where to go try? Thanks for passing along the message. Ok, grazie mille. Hey, why are you going through all this trouble anyway? Why? I mean, you can't just not help people in trouble. Mm-hmm. I get it. I get that you're weird. E vabbè, come al solito, Beum, come sempre. The sanctuary. Gotcha. Oh, hey, you didn't happen to run into a group of mercenaries on the way here, did you? Ma ti ha detto di sì, ti ha detto. You mean the woodsmen? They came with us. I think they're probably still in town. They said they were gonna stock up. Chi? I Selva Ventura? Non ho capito. Come sempre. Come al solito, nessuna novità qua. Hai mangiato il fagottino al curry mago. Bene, grazie mille. E quindi? Cioè... Ma ragazzi, ma ha appena detto di sì. Aveva appena detto che li ha incontrati i mercenari e che gli ha detto di no. Intenderà a dire... Oh, grazie mille per l'elemosina, Edna. Meno male. Dicevo. L'ho già incontrati, ma aveva... E ha già detto che gli aveva detto di no. Boh, vabbè. Ha lezioni di abilità. Di nuovo questo che non ci capisco un cazzo. Proprio necessario, eh. Proprio necessario. Shut up and listen. Yes, ma'am. It wouldn't be prudent to explain everything at once. So I'll start off with the ones you can obtain in the beginning phases. Giusto capendo. Sì, c'è ragione. First, there's the status column. This increases basic stats by a certain percentage. Here, it's wise to improve upon your given strength. Vabbè, io mi faccio una dormita intanto. If you're prone to damage, it's best to improve on this. Or just don't get hit in the first place, doofus. Scemo, coglione, se vai. Aligning the same skill group together to carry out a tactical battle is... Ma ragazzi, scusate. Ma di nuovo, mi stanno rispiegando in realtà la cosa all'inizio. See you again next week. Next week again? Minchia, è passata una settimana addirittura, non me ne sono accorto, wow. Ragazzi, mi sa che sono rimasti alle vecchie live di Videosando, che tipo ce n'era una a settimana. Allora, oh, però poi una volta finito questo, purtroppo il ritmo tornerà quello, eh. Questa qua proprio è un'eccezione, questa cosa, li sta streamando tutti i giorni. Che c'è qua? Porca troia, no! Ma è orribile! What happened? Wild dogs were attacking the sanctuary, but these guys put them down. No, Doggos, bad boys. That was some fine teamwork. Sì, saranno questi allora quelli che... Those dogs are Hellions. And no pushovers either. Well, for a human anyway. Ah, era un messaggio dal tipo, ok, ora è chiaro. Excuse me, may I ask you a favor? No. Huh? You're talking to the woodsman, bub. We don't do babysitting. And we won't get your kitty out of a tree. Però è simpatico questo, devo dire. It's about a job only you guys can handle. Dai, Michael, su. Perché c'ha il codino così, no? I'm the leader, Lucas. No, Lucas, scusate. We want you to protect Marland for a little while. Ok. Yeah, we were asked that before but turned it down. Ah, sono loro quindi, grandi. Guarding over a place that's diseased.
Perfetto. Beh, ha ragione, hey, dai. Boss. The kid you're talking to is the shepherd. The miracle bridge maker? This scrawny little duckling? You're pulling my chain, right? Sì, bravo. Dagli uno schiaffo invisibile, Nicleo. But we have to leave town to do it. Lui è proprio impassibile. Because of the epidemic. So you want us to handle it, huh? We do the grunt work so you can get the glory. Is that how it is? No, questo proprio, ragazzi, gli stiamo sul cazzo, proprio evidente. So you say. What do you need? Let me tell you something, Mr. Shepherd. Money talks and horse crap walks. Questo è vero. If you're serious about it, put your cash on the table. Vedete, questo vuole. Questo vuole. I big money vuole questo, eh. Sono necessari 5.000 gold. Porca miseria. Vabbè, dai. Ce li do o non ce li do? Ragazzi, posso risparmiarmi questo salasso che voi sappiate, oppure devo darceli per forza i soldi? Cosa devo fare? Boh. Vabbè, intanto ci penso. Intanto ci penso, ma sì. Molto gentile, molto, veramente molto gentile. Allora, ragazzi, che devo fare? Ce li devo dare per forza? Non so nulla, ma li darei. Io li ho dati. Vabbè, ragazzi, d'altronde mi sa che non si può, non si va da nessuna parte se non ci diamo i soldi, ragazzi. A vederla così mi sembra proprio che non ci abbiamo scelta. Dai, to, beccati, dai, stu, scemo. Vabbè, lascia stare, Swan. Beccati sti soldi e vaffanculo. Well, well, looky here. The shepherd comes through. Guess we really can trust you after all. Minchia. I miracoli che fanno. Infatti. I miracoli che fanno. Che fanno. Che fa il capitalismo. Duty, chivalry. Let's say this epidemic kills one of my subordinates. Will duty and chivalry step in to take care of his grieving family? Ha ragione. Beh, ha ragione, in realtà. Tutti i torti non mi sento di darglieli. That's the kind of contract I have with my team. That's why in return they're willing to put their lives on the line. Beh, ha senso. You need to start facing reality, sister. Face. Facing reality, huh? So, you want us to guard the town, huh? We'll take the job, but on one condition. Ossia? In return. Ma ti ho già dato i soldi, che cazzo vuoi ancora? Can we do whatever we want to this town while you're away? Saray, are you no, sure? Ragazzi, non mi convince. No, no, no. No one who values contracts so highly would do anything sleazy. You passed the test. Ah. All right, you bums, we got a job to do. We're staying in Marland and guarding it. Alpha, non ho capito. Bravo squad, secure the perimeter. Charlie, handle things in town. I'll go tell the guards what's up. These orders come from the shepherd himself. Don't slack off out there. Ragazzi, no, questo, ragazzi, no, questo, ragazzi, ve lo dicevo che era un gioco fascista. Cioè, ma stavolta una dimostrazione così palese non me l'aspettavo. Però ci ha dato i soldi. It's our policy to accept a reasonable price for the job we do. Well, they're cheaper than we imagined. Ah, quindi in realtà quanto ha preso? Vabbè, quindi in realtà quanto mi ha preso? Me l'ha preso 2005 in realtà. Vabbè, dai, non male, non male. Ok. Vabbè, non c'era scelta. Ragazzi, qua però, ragazzi, questo gioco è proprio, cioè, più di così, veramente, è troppo spudorato. Ci occuperemo noi della sicurezza, ok? Tu limitati a farti i cazzi tuoi. D'accordo. Quindi, ragazzi, quelle sono le meno 20. Ragazzi, stasera io propongo di fare una live un po' più leggera. Io, semplicemente adesso, quasi quasi, no? Me ne vado davanti al posto dove c'è la vernale, no? E questo che cazzo è? Possiede l'equipaggiamento di cosolata abilità? Posso renderli speciali? Ah, sì? Porca miseria! Porca miseria, ragazzi, ma questo è un segreto. Però, vediamo.
Per forza solo le armi? Cazzo! Però sicuramente vorrà qualcosa, non penso che lo faccia gratis. Per esempio, mettiamo caso che... Boh. Scegliere casacca? Sì, dai. Defense? Ah, ok, questo fa così. Ah, figa sta cosa! Ok. Ok. E quindi? Non è che se l'è portato via. No. No, non se l'è portato via. Beh, allora meglio così. Costano quanto? 5 corrimago, ok. Boh. Vabbè, d'accordo, bene. Sono veramente molto contento di questa cosa, ma... Allora, quindi... Adesso, ragazzi... Usciamo da Duco, sono le meno 20. Cerchiamo di capire dove dobbiamo andare, che immagino che siano le rovine. Dov'è che era? Dov'è che aveva detto che era il problema? Sud-ovest, una cosa simile? Boh. Andiamo lì perlomeno. C'era un evento? No, non c'era niente, c'erano solo stronzate. Andiamo lì perlomeno, dunque. Credo almeno, eh. Rovine di Bors, è qua che c'è l'avernale pazzo? Sì, è qua ragazzi. Riesco a sentirlo qui dentro, c'è un pericolo. No ragazzi, però è troppo lungo qua. Però ragazzi, qua è troppo lungo. Di conseguenza iniziamo un po' giusto l'esplorazione, un attimino. Plantus. Proviamo qualche nuova abilità. Per esempio... Questa qua, brezza letale, carina. Frangizzan. Attacco sonico fa schifo. Almeno da quel che mi sembra di vedere. Magari ho provato male, adesso dopo riprovo. Sì, vai a fanculo. E vai a fanculo. Vabbè, vai avanti fino al prossimo save point. No, secondo me... Talento viva in Ormin, ok. Questo talento ti comunica la presenza. È questo però, scusate. Dov'è quel talento lì? Chi è che ce l'ha? Questo, assolutamente questo. Assolutamente questo, ragazzi. Qua c'è anche un monolite, vediamo la stronzata. Sembrano emozioni. Quando combatti i nemici vulnerabili da solo... Vabbè, la probabilità di doppio gestire, non è proprio che c'è questione di dottor, c'è dovete utilizzare sulla base, sì, dai, d'accordo, capito. Allora dunque. Ma è troppo lontano secondo me il prossimo save point. Cioè, a vederlo così mi sembra un po' troppo lontano. Io faccio giusto un po' di exp, così è sparito, vabbè, pazienza. Dicevo. Faccio giusto un po' qua di. Come dire. Di esplorazione, ma mi sa che non è che ci sia granché. Questo qua che non si muove, vabbè, è impossibile. Attenzione che c'è il ragno. Il ragno! Aspettate. No, ho sbagliato. Com'è che devo fare così? Ok, no, ragazzi, mi rimangio quello che ho detto. Attacco sonico forte. Attacco sonico è decisamente forte, non avevo semplicemente capito come usarlo. Allora, vaffanculo. Vaffanculo, ok, mi sono dimenticato che adesso la stamina la ricarico in modo diverso. Sì, vabbè, se magari evito di picchiare l'aria è meglio, ok. Vediamo cosa c'è qua, un altro scemo. Chi se ne frega, è questo quello che mi interessa. Ciuffo! Difficile vedere con l'occhio sinistro, ma cosa non si fa? Ragazzi, ragazzi, fermi tutti! Scusate, fermi tutti, perché qua secondo me c'è del potenziale. Se ho capito bene, ragazzi, qua c'è del potenziale. Fermatevi. Allora, Sorei, no? Ciuffo. Orca miseria! Però non so se a lui stia... Non so se sia meglio darlo a lui o a qualcun altro. Micleo, vediamo un po'. No, raga, lui è perfetto. Cioè, è proprio... a lui no, però lui proprio ha pensato apposta, sembra pensato, porca puttana, Emotype, sì, ma sul serio, tu? No, tu fai cagare, no, per l'amor di Dio, vediamo un po' lei, no, fa schifo, lei,
Lei è anche accettabile. No, ragazzi, mi dispiace, Micleo, mi dispiace, ma è il momento per te di entrare, come dire, di entrare in pieno 2000, 2005-2006, no? E beccarti questo nuovo taglio. Cioè, guarda, posso anche tipo fare un bel primo piano, no? Per mostrare a tutti quanto è bello adesso. Non si può, eh? Ecco, no, sì che si può fare. Belli, ragazzi. Cioè, belli, ragazzi, questo qua è proprio Tokyo Hotel nell'anima. Cioè, guardate. Guardate, ma si può anche cambiare il colore? Sì che si può, si potrà. Colore, se c'è il nero, porca puttana, no, 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 non si può. Si può, ma no, ripristina per definiti. Sì. Cioè, l'unica cosa che puoi cambiare è il ciuffo. Però io mi domandavo, visto che ho scoperto questa opzione qua, mi domandavo se non ci fosse anche per l'appunto con i vestiti. C'è un modo con i vestiti? No, ragazzi, mi sa proprio di no. Peccato ragazzi, perché se no ragazzi era momento metal proprio, era arrivato il momento, esatto, il momento semi-brutal, esatto. Ok, vado ad Azaveid per... No, no, Azaveid, Azaveid, ve lo dico io, adesso ve lo faccio vedere, ma Azaveid, ci diamo questi, ci diamo, perché niente di personale, perché non è personale e per cui ci daremo questi. Chi è? Oh mio Dio, scusate. Scusate un attimo. Com'era il coso? No, ogni volta sbaglio. L'attacco tonico è questo. Boom, 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 il ceffone. Aspettate, ok. Io sto attaccando l'aria, come sempre. Mi devo abituare al fatto che adesso ho i comandi liberi. Non è facile. Fanculo. Niente, continuo a non colpirlo, è troppo distante. Ok. Dunque, gli occhiali da sole, magari, magari, però, manca, però ancora non ce li ho, non vedo l'ora però di trovarlo. 3, 10:45. Dov'è il save point? È lontano? Sarà lì forse, boh. Andiamo a vedere. Ma di qua non si passa allora, già, e già direi che è chiaro. Poi. Arriviamo allora, boh, di qua neanche. Oh, uno va di lì. Boh. Vabbè, mettiamo questo intanto, adesso guardiamo. I am ready, beata lei. Allora, facciamo così. Ne basta ancora. Ma non so se è una buona idea tenere quell'equip lì, cioè quell'abilità lì, ragazzi, in realtà, boh. Non lo so. Quanto siamo? Dai, andiamo di qua. Pieno di roba, vedo. C'è uno scemo e basta, ok. A sti punti, boh, andiamo anche di qua, andiamo. Vediamo un po' che cazzo succede. Secondo me è bloccato. E ti pareva. Cioè, figuriamoci. Figuriamoci se era libero. Figuriamoci se mi ci facevano andare come se niente fosse. Allora, ragazzi, questi hanno rotto il cazzo, va. Questa sera proprio ho deciso. Ah, via dal cazzo, su. Ok, grazie mille. Adesso ragazzi, se lì sotto c'è un save point, ci salutiamo qua, ragazzi, per stasera, perché inizio qua il luogo di interesse, lo sapevo. Resti di un'antica struttura. This Ah, forest was a allora. ruin too. We haven't found a ruin yet that wasn't crawling with Hellions. The malevolence really is widespread. È I'm letteralmente sorry. ovunque, cioè non è che. It tears me up inside seeing all these ruins defiled. But if we Ma sì, purify the tanto sono Hellions while morti. we explore the ruins, isn't that like two birds with one stone? Think about how jealous of our adventures literally every other historian and archaeologist will be. You're such a sweet, simple soul. You know that? Poi con quel Huh? capè, con quel You're right. taglio. Fretting over this won't get us any closer to our answers. We should all take a page out of Mikleo's book and laugh at our worries. And if Saray thinks you're happy-go-lucky, I think Mikleo's in shock. Let's get going, touchy-feely Mikleo. Dolce, Hey, you're sensibile. doing this on purpose. Or for short,
Touchy Filio. No, no nicknames. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire, ragazzi? Vabbè, dai. Oh, ammazziamo questo che mi ha rotto il cazzo, scusate. Madonna, ragazzi, fanculo. Tra l'altro tipo ignorato la chat da Mo praticamente. Benzel ha già il cappello da caldo. Sì. Io sto leggendo e sto tipo premendo tasti, no? Allora, quello mi ha rotto il cazzo. Sì, c'è l'Elisir. Perché c'è questa scena? Delightful butterfly. Whoops, I guess it's random o'clock again. Anyway, the elixir. You think it's the real thing? According to the celestial record, the methods used to make elixir were lost ages ago. Non abbiamo trovato un miliardo in realtà finora. Che cazzo dicendo? I guess we won't know for sure unless we try it. You think that's safe? It'll just be a drop. Whoa, I feel rejuvenated. It is the real thing. Nice. L'ha buttato nel cesso così proprio. That'll be difficult. The only remaining elixir. Ah, però questo è interessante. Non mi ricordavo che non si potesse acquistarlo. The church, huh? Ran out of bugs, I take it. Ok. Bella questa versione di Mushi King. Allora, io quello lì lo evito. Voglio vedere se c'è un save point qua. Non me ne frega un cazzo. Se non c'è, torno indietro. Beh, mi sa che non c'è. A giudicare da quel che sto vedendo, cioè letteralmente nulla, mi pare proprio che non ci sia. Però c'è uno scemo in compenso. Prendiamo questo. Cos'era? Plico di bambù o picca di bambù? Non ho capito. No? No, eccolo qua. Sì, veramente. Plico di bambù. Carino. Top, pigliatelo. Poi di qua si torna dove c'è il sasso. E qua mi dicono che c'è un Normin, mi dicono. Probabilmente è qua dietro, però noi non abbiamo il potere per... Eccolo qua! Vaffanculo, eccolo lì invece! Che culo, l'abbiamo trovato? Cazzo, meno male che ho esplorato. Meno male che ho esplorato qua, perché sennò... Che mi è venuto il dubbio, perché altrimenti non... Cioè, l'avevo perso, quello lì. Dai, grande Micleo, hai fatto tutto tu, eh. Possedi gli equipaggiamenti? Sì. Questo qua cos'è che dà? Concentrazione più 4. Ma se non lo volessi, per ipotesi, se me ne sbattessi i coglioni? Dai, a lei, su. No, a lei. Dai, diamolo a lei. Se sarà utile, così. Dai, ne ho trovato un altro. Che culo. Ok ragazzi, veramente bellissimo, però adesso direi che è il momento di salutarci. Se qua dietro c'è il save point, bene. Se no torno indietro a salvare. C'è? No. No, apparentemente non c'è, quindi dovremmo in teoria tornare indietro. E oh cazzo, adesso però sono esattamente a metà, cazzo. Potrei andare in giù, potrei andare. Sì, vabbè dai, è arrivato a sti punti quest'ultima parte, però poi la prossima volta ricordiamoci di esplorare il resto, eh. Ricordiamoci di non fare i cazzoni e di esplorare per l'appunto quel che non esploriamo oggi. Ecco, cominciare qua c'è questo, grazie. Dai, legge le cazzate. Sì, questo qua del grado me l'hai già detto. Dunque, prendiamo questo. Gelatina alla mela. Gelatina a Claudia Pollack, che non c'è stasera in live, maledizione. Allora. Sì, sei bravissimo. Allora, lasciamoli perdere e vediamo un po' se lì dove c'è la stella ci fosse un save point, così evito di... Vaffanculo, mi sembrava un po' troppo facile da raggiungere. Aspettate. Arrivati a sti punti, finisco di esplorare, cosa vi devo dire? Abilità resistente, sì, ok, me l'hai già detto, vaffanculo. Sì, è proprio una merda. Giuba acuminata. Per chi è questa? Andiamo un po' a vedere. Per lui, decisamente. Aumenta l'attacco, aumenta la difesa. Sì, dai, to, beccatela. E ora andiamocene. Evitiamo questi come la peste che mi hanno rotto il cazzo. Via! Via! Di qua. Poi andiamo su. No, non andiamo proprio da nessuna parte. E ragazzi, ridendo e scherzando, abbiamo finito di esplorare. Adesso qua ci sarà la save point, deduco. Sì, c'è.
Ragazzi, c'è. Sentite, io salvo. Signori, non ho la più pallida idea di cosa ci sia qui, di cosa ci sia più avanti. No? Non ne ho idea, però ragazzi, io direi che per stasera, direi che per stasera siamo stati bravi, siamo stati un po' più avanti e siamo, ragazzi, non so se ci avete fatto caso, ma questa sera siamo arrivati a 10 ore. Siamo arrivati a 10 ore. Quindi questo vuol dire che siamo con le probabilità ufficialmente, quasi ufficialmente, secondo me, quasi sicuramente a un quarto del gioco, finalmente. Voglio dire, iniziamo a vedere un checkpoint, iniziamo a vedere la prima decina sulle ore e, insomma, è segno che lentamente ma inesorabilmente stiamo proseguendo. Ragazzi, che vi devo dire? Grazie mille per avermi fatto compagnia anche stasera. Rimane il mistero di Kailin, cioè rimane come cazzo sia possibile, come cazzo si possa fare a vedere tipo le... come si dice? Come cazzo si possa fare per l'appunto a sistemare... Adesso, da finita la live, rivado un attimo a vedere, oppure cerco una soluzione su internet, perché non è possibile. Cioè, non riesco proprio a capire. Il mistero dei suoni perduti, ma davvero, altro che mistero, avernali, rovine... Cazzate così. Dai ragazzi, vi saluto. Ci vediamo allora... Che giorno è domani? Domani è venerdì? Sì, è venerdì e io sarò in live ancora una volta. A rompervi i coglioni. Sempre al solito orario, sempre alle 10:30. Io vi saluto. Allora, e ci vediamo domani. Sì, ci vediamo domani alle 21:30, solito orario sempre su Twitch, ragazzi. Buonanotte a tutti. Oh cazzo, volevo parlare di Pokémon, vabbè, ormai è troppo tardi. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao ciao.